La figlia è nata a Buenos Aires e ha ricevuto un nome un po' strano, esotico, Yanina Minora. Auguri naturalmente alla piccola Yanina Minora, complimenti alla signora Claudia e a Maradona. Tutto è pronto per l'inizio di questa partita, 90 minuti di speranze, partiti. Vincano in possesso di palla, ancora un lancio molto profondo, Gaudino e va Klinsmann, aveva sbagliato il guardaline, norma del vantaggio e intervento falloso su Klinsmann. Parte il cross di Gaudino. Feder. Parte il cross, si coordina Giuliani, Nahan, il colpo di testa è di Schroeder, la palla è per Walter che effettua un traversone immediato, la palla si porta a Fusi, Fusi per De Napoli per Careca, Careca attaccato fallosamente al limite, c'è punizione per il Napoli, fallo di Casanes che si dispera e va proprio Sanchez Arminio, parte Diego sulla barriera, la palla è fuori per Alemão, copre Fusi. Palla in profondità, Ferrara con calma, osserva la situazione di campagna da dentro a Careca, sul quale in copertura fa in tempo a Sigur Vinson con l'esterno ad Aldover che arresta e batte, la palla è fuori, invocano l'angolo i giocatori dello Stoccarda, ma vedete che non c'è deviazione, Aldover è un giocatore di Maxmeller. Parte il traversone di quest'ultimo, colpo di testa di Aldover, anzi è parata di Giuliani, ancora Aldover si era dentro per Maradona, Maradona fermato da Hartman, applausi del pubblico ad lancio a cercare Klinsmann, Klinsmann e Ferrara, terra Klinsmann, mentre... Grappolo di uomini, Carnevale, Sigur Vinson, prova la botta, fuori. Sinistro di Sigur Vinson che è stato... Entro ancora per Alemão, Alemão, tiro! E il pallone in gol, gol di Alemão, grande azione del Napoli, Alemão porta in vantaggio il Napoli. 19° del primo tempo, Alemão in combinazione con Maradona. Imperturbabile la maschera di Ottavio Bianchi, rivediamo da quindi fuori indirizzando su Schmaler, Schmaler lascia partire la conclusione, Giuliani è attento, blocca dentro a Careca, Careca in piena area di rigore, Careca sullo stretto, tiro fuori, grande azione ancora del Napoli. Fusi all'indietro, attenzione, Fritz Walter, dentro, quindi Sigur Vinson, il suo sinistro ribattuto, nuovamente Sigur Vinson, fuori. Ottima la prestazione di Sigur Vinson, prende il tocco e il pallone va in gol, gol proprio di Klinsmann, Klinsmann porta in parità, vedete Klinsmann che esulta, gran colpo di testa di Klinsmann, rivediamo Sigur Vinson, accenna all'uscita Giuliani, poi retrocede, subentra De Napoli, De Napoli mette in mezzo, colpo di testa di Careca, fuori, è una gran bella partita, siamo sull'1-1, tutta rossa dell'UEFA, esce Alemão, peccato, entra Carannante, Alemão comunque ha dato un contributo detta Careca, ancora Carnevale, dribbling tra tre avversari, calcio di punizione ancora, dal limite, Carnevale colpito al capo, non fanno complimenti per coprire la visibilità, al portiere il tiro di Maradona è alto. Aldover, Catanet. Di andare via Walter, ecco De Napoli, e su De Napoli c'è subito il... parte il traversone, Careca, tocco di Careca, fuori gioco segnalato a Francini, colpo di testa di Schäfer, ancora Maradona, dentro, gol di Ciro Ferrara con gran botta mette dentro al 39° il gol del 2-1. Grande Napoli, vedete Ferrara che non crede ai suoi occhi e ora con una smorfia di gioia e di commozione
va a rifugiarsi nell'abbraccio dei compagni. Rivediamo il tutto, c'è il tiro d'angolo Wilson, mentre ora Fritz Walter difende il pallone, effettua il traversone, Giuliani in presa. 43 minuti di gioco nel corso del primo tempo, Napoli 2, Stoppard, sorvegliatissimo naturalmente Klinsmann, ed è Giuliani che toglie con un tocco proprio all'ultimo istante il pallone dalla testa di Klinsmann. L'arbitro non concede il calcio d'angolo, francamente stavolta mi era parso che il dal Gover parte il lancio lungo, c'è il fischio dell'arbitro Arminio, si va al riposo al Neckar Stadium di battuto da Carannante con palla fuori per la di fondo campo, giocarella col pallone, ancora Klinsmann ancora si rialza dopo essere stato caricato, poi la palla esce dall'altra parte per Schäfer che effettua il contropiede, che è Algover che si presenta in avanti, chiede triangolo ai compagni, viene fermato da Ferrara sul quale Fritz Sigur Vinson, dentro fuori gioco, il gioco del Stoccarda con Schäfer, parte il cross Giuliani, ancora Katanec per Walter, calcio di punizione, per la vediamo gli sviluppi di questo calcio di punizione, Conti, Algover, è un gran tiro che va però sulla barriera, la palla è a Schäfer, su Schäfer c'è l'anticipo, lui Gaudino, palla fuori per Sigur Vinson. Sinistro, secco, ma fuori. La sua buona iniziativa che smarca Gaudino. Gaudino dà in profondità ancora dal Gover. E raggiunto da Hartman, Maradona, poi serve Careca. Careca! Gol! Gol del Napoli, grandissimo! Il Napoli in contropiede. Careca servito da Maradona, è un trionfo. 17 minuti della ripresa, gol del Napoli con Careca. 3-1, non ce n'è per nessuno. Traversone alto per Katanec. E c'è calcio d'angolo, ha fatto in tempo a battere. Klinsmann si gira bene, viene toccato da Carannante, c'è calcio di punizione. In effetti Algover e Klinsmann sono i due. Algover, rosa terra, fuori. Giocatore moderno, polivalente Algover, ha già avuto modo di dirvi come ha segnato anche in questo caso, vedete che il suo tiro è abbattuto. In area Fritz Walter, ancora Gaudino, il suo destro, la deviazione di De Napoli e il gol. Autogol di De Napoli. 23esimo, autorete, vedete Gaudino fa tutto lui, poi il pallone che era assolutamente innocuo e destinato a fondo campo, beffa Giuliani. Al 23esimo della serie di tinte per trovare lo spazio per il cross, lo trova in effetti, ma finisce per fare un passaggio a Giuliani. Si avvicina all'area, poi dà ancora ad Algover, sinistro di Algover, alto. Applausi del pubblico a questo giocatore che indubbiamente lo c'è un colpo di testa di Ferrara, un altro di Bigliardi, parabola lunghissima dalla parte opposta, il pallone è rimesso in mezzo ma giù, a rifronte Bigliardi, lo ferma Carannante. Carannante poi nel tentativo di conquistare nuovamente il pallone commette per il cross sul quale c'è il colpo di testa di Katanec e la battuta di Algover. Intelligente colpo di testa di Katanec all'indietro e tiro ancora di Algover. Sfiora il pallone Hartman, Maradona attaccato e fermato in... ha avuto più di una difficoltà, intanto è Carnevale che ruba il pallone al difensore e al portiere, tenta di inquadrare la... più tranquillo per sfollare lo stadio, colpo di testa di Klinsmann e Giuliani. Il rimpallo Sigur Vinson, effettua un traversone lunghissimo, colpo di testa, parte il cross, tenta la deviazione Klinsmann tra l'altro è uno che protesta moltissimo, prova dalla lunghissima distanza Hartman che ha piede Gliardi che tenta un controllo inopportuno, Olaf Schmeller, ancora una deviazione che per poco non risulta fatale, palla in... e poi imbecca Carnevale.
pallonetto, ma sbagliato, ha tentato il gol Catanez al primo accenno pallone, attenzione, e c'è il gol di Olaf Schmeler, un gol a tempo scaduto che porta la situazione sul 3-3. Anche questa però è una segnatura, a parte il valore platonico, che con un pizzico di maggiore attenzione il Napoli avrebbe potuto evitare. Vedete che addirittura c'è un passaggio all'indietro di De Napoli, un cross. Vittoria in Coppa UEFA va al Napoli ed è una vittoria che viene ora sanzionata dal fischio finale dell'arbitro Ottavio Bianchi. Vedete, complimentato da tutti, mentre i giocatori del Napoli si abbracciano e sugli spalti c'è un tripudio di vestigli azzurri. Il Napoli conquista la Coppa UEFA, scrive il suo nome, la permanenza di Diego Armando Maradona.